Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, come vedete, sono di nuovo in cucina perché vi voglio mostrare il tutorial di un'altra ricetta. Questa volta andiamo a preparare insieme la focaccia genovese. Vedrete che è veramente facilissimo, che viene fuori una cosa eccezionale perché è squisita, veramente, ma non lo dico perché sono di parte, ci mancherebbe, ma è veramente squisita. E vedrete che realizzarla è veramente facilissimo. Andiamo subito a vedere insieme quali sono gli ingredienti e qual è il procedimento. Per realizzare la focaccia genovese vi serviranno lievito madre essiccato. Io utilizzo questa marca che vendono alla Lidl, che è già pronto da utilizzare, oppure quest'altra marca, adesso la bustina è vuota perché l'ho finito, e lo vendono alla Coop. Poi sicuramente ce l'avranno anche altri supermercati, però questo tipo di lievito mi piace molto perché è già pronto da utilizzare, quindi rispetto al lievito madre classico che richiede preparazione e procedimenti particolari, questo è molto comodo. Quindi ricapitolando, vi serviranno 14 g di lievito madre essiccato in polvere. Poi vi serviranno 200 g di farina, 200 g di farina. Vi servirà sale fino, diciamo mezzo cucchiaino, un cucchiaino a seconda di quanto viene grande la vostra focaccia. Poi vi servirà olio extravergine di oliva. E poi vi servirà dell'acqua tiepida. Il procedimento è molto molto semplice. Dovete mettere il lievito madre all'interno della vostra terrina in questo modo. Poi dovete aggiungere dei 200 g di farina che vi ho detto, 4 cucchiai di farina, e mischiate la farina con il lievito perché dovete fare un panetto per l'impasto. A questo dovete aggiungere gradatamente l'acqua tiepida e mescolare piano piano in questo modo. Aggiungete ancora acqua tiepida fino a raggiungere una consistenza, diciamo, non troppo fluida, ma neanche troppo solida, perché poi questo dovrà lievitare. Quindi dovrete lasciarlo poi a lievitare ed è la base per il vostro impasto che serve per preparare la focaccia genovese. Quindi in questo caso diciamo che può andare bene questa consistenza. Voi continuate a mescolare ovviamente per togliere eventuali grumi che si possono formare. Quando avrete raggiunto una consistenza di questo tipo, dovrete lasciare che il vostro impasto lieviti. Come lievitazione, diciamo che più tempo la fate lievitare e più buona viene la focaccia. Io addirittura la lascio lievitare a volte anche un paio d'ore. Questo è il risultato del nostro panetto lievitato. Dovete lasciarlo lievitare all'incirca un'ora e mezza, 2 ore. E otterrete questo tipo di consistenza. A questo punto bisogna aggiungere la farina, il sale e l'olio d'oliva. Quindi sempre all'interno della vostra terrina aggiungete la farina, sempre girando molto lentamente. Girate in questo modo e ovviamente dovrete aggiungere l'olio d'oliva e l'acqua tiepida. La quantità di olio d'oliva che dovrete aggiungere più o meno equivale ad un cucchiaio da minestra. Io faccio le cose molto leggere, quindi non mi piacciono le cose troppo unte, quindi nelle mie ricette c'è sempre una povertà di grassi. Quindi dovete girare così, aggiungere ovviamente la vostra farina e un pochino d'acqua tiepida e continuate a girare in questo modo. A questo punto dovrete aggiungere un cucchiaino di sale fino. Continuate a girare il vostro impasto, vedete che si sta sempre di più solidificando. Quando poi sarà ben solidificato, lo potrete versare sul vostro piano, io utilizzo sempre la carta forno, e potrete impastarlo a mano per definirne la compattezza.
pasto a questo punto è pronto per essere migliorato e impastato nuovamente in modo da raggiungere la compattezza necessaria per fare la nostra focaccia. Quando è necessario aggiungete altra farina e continuate ad impastare. L'impasto deve essere molto compatto in questo modo, non deve farsi tirare troppo. Continuate ad impastarlo in questo modo. Avrete notato che nel mio impasto non c'è lo strutto perché appunto è una focaccia light, quindi che va bene anche per chi è a dieta, perché c'è semplicemente un cucchiaio di olio d'oliva, quindi comunque si può mangiare. Quando avrete ottenuto un impasto così, di questa consistenza, potrete cominciare a metterlo nel vostro tegame. Quindi avete il vostro impasto, lo lasciate così e fate il procedimento che vi faccio vedere. Sistemate la carta forno sul tegame in questo modo. Adesso, per fare la focaccia, non è necessario stenderla col mattarello ma con le mani. Quindi voi dovrete praticamente accompagnare la focaccia ed avvicinarla al bordo del tegame. Se il vostro impasto sarà fluido, questa operazione vi riuscirà assolutamente molto semplice. La tirate finché non raggiunge i bordi, sempre con le mani, perché la focaccia si fa in questo modo, non si utilizza il mattarello. Continuate a tirarla sempre verso i lati in questo modo. È molto morbida, quindi si fa tirare molto bene. Ecco, a questo punto, come potrete notare, ho raggiunto i bordi del tegame. Vedete, il risultato finale è questo. A questo punto voi avete due possibilità: se vi piace più sottile, la infornate così com'è nel forno a 180 gradi per circa 40 minuti, 45, dovete vedere quando c'è la doratura sopra, dipende sempre dal vostro tipo di forno. Se invece volete una focaccia più spessa, perché vi piace di più che sia più alta, allora la lasciate lievitare ancora un'ora e dopodiché la infornate. L'ultimo passaggio importante che dovete fare è prendere una forchetta e con la punta andare a bucherellare la superficie della focaccia. Questa è un'operazione che non tutti fanno in realtà. Io preferisco farla perché nel forno di casa comunque diciamo che viene meglio. Ecco, a questo punto a me piace un pochino più sottile, quindi io la inforno così a 180 gradi, tanto continuerà a lievitare lentamente, e poi ci vediamo per il risultato. Ecco, questo è il risultato della nostra focaccia. Questa è la focaccia genovese fatta in casa. Non vi resta che assaggiarla e farmi sapere com'è venuta con questa ricetta. Quindi vi auguro buon appetito e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!